Consueto bollettino Covid di oggi martedì 6 aprile 2021, oggi appunto 47 nuovi positivi, 178 i guariti, ma per tutti i dettagli ci colleghiamo con la nostra Marina Moretti da Pescara. Marina, ci sei? Buonasera. Sì, ci sono Massimo, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori, una Pescara... Non solo piovosa ma anche ventosa, ventosissima, tra l'altro abbiamo appena visto dei mezzi dei vigili del fuoco andare di tutta fretta, evidentemente ci sono anche alberi che possono perdere qualche ramo o altre problematiche. Noi però ci concentriamo sul problema dei problemi, che è quello del Covid. Andiamo a vedere subito il bollettino della giornata di oggi. 47 nuovi casi in Abruzzo di età compresa fra i 5 mesi e i 93 anni. Sono positivi sotto ai 19 anni 7 persone, 7 giovani, tutti in provincia di Pescara. Il bilancio dei deceduti registra 14 nuovi decessi, le età fra i 50 e i 97 anni, 6 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 4 in provincia dell'Aquila e 3 in provincia di Pescara. Nel numero dei casi positivi di oggi sono compresi naturalmente anche i guariti, che oggi sono più 178 rispetto a ieri. Complessivamente al momento sono positive in Abruzzo 10.571 persone, meno 145 rispetto a ieri. Numeri bassi, come vediamo, perché ci sono stati giorni di festa, i tamponi eseguiti sono senz'altro meno della regolarità quotidiana, 1071 i molecolari eseguiti e 407 gli antigenici. Il tasso di positività calcolato sulla somma dei tamponi molecolari e dei test antigenici di oggi è pari al 3,2%. C'è da dire anche che rispetto alla situazione dei ricoveri, 603 sono i pazienti in terapia non intensiva, rispetto a ieri più 7. Sono 70 in terapia intensiva, numero invariato rispetto a ieri, e invece 9.898 persone, meno 152 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con la sorveglianza attiva da parte della ASL. Veniamo alle province di residenza. Oggi c'è un po' una controtendenza, perché il numero maggiore di nuovi positivi è in provincia di Pescara, più 36, L'Aquila più 11 e c'è anche Teramo più 8. Questo insomma è il sunto della giornata di oggi. Come dicevo, dati anche non molto così, numeri bassi, perché sono stati bassi i tamponi eseguiti in questi due giorni di festa. Vedremo se domani, ma soprattutto se fra una decina di giorni, sconteremo l'effetto Pasqua, in cui comunque un po' di rapporti sociali si sono ripresi, o se invece riusciremo finalmente a dare una scossa a questo Covid.